Benvenuti, ecco, proviamo a fare questa volta, questa sera, un video dove vediamo le funzioni di pathfinding dal punto di vista dello scripting. Ho fatto un video precedente in cui facevo vedere come si potevano impostare le nav mesh, magari facciamo anche un piccolo riepilogo stasera. Sto usando il viewer nuovo, quello beta, che è il 4.3, se non vado errato, lo vediamo qua. Informazione 3.4.3, scusate, 19 novembre. Ho visto che queste funzionalità ci sono anche sulla versione standard del viewer di Second Life e sono parzialmente disponibili sulla beta di Firestorm e forse anche su qualche altro viewer alternativo. Comunque, proviamo ad andare. Vedete che qui ho simulato una cosa molto brutta, diciamo, però è solo per farvi vedere, questo qui è una specie di percorso dove ho messo un carattere che si muove. Questo carattere si muove, fa un vagabondaggio in mezzo al nostro circuito. Il nostro circuito è composto fondamentalmente da una superficie, vedete dove c'è la strada, che è una superficie camminabile, che se è camminabile da me è ovvio, che se è camminabile da un personaggio del pathfinding leggermente di meno, e da queste barriere laterali vedete che servono per non andare giù né a me, ma soprattutto per non far cadere il nostro amico che si muove. Ho dovuto farle perché altrimenti appunto diventava un massacro. E poi ho fatto anche un aggiustamento per evitare che l'oggetto si bloccasse, perché spesso e volentieri l'oggetto entra in una situazione in cui non capisce il percorso. Allora gli ho messo un'opzionalità per cui quando ricevo un evento qualunque di pathfinding, tra cui quello di diciamo bloccato che non sa cosa fare, gli faccio un reset e sembra che questo piccolo trucco al momento lo faccia funzionare. Allora, nav mesh. Allora, nav mesh, tutte le volte che si modifica la situazione delle mesh che possono essere oggetto di camminabilità, per esempio, se io adesso cosa faccio? Muovo un momentino, se ci riuscisse, modifica. Muovo un momentino qua la nav mesh, vedete che avendo modificato la nav mesh i calcoli che c'è lui non sono più validi e quindi bisogna fare un rebake. Vedete che c'è il rebake qua della regione. A seconda del viewer vi può comparire una cosa piuttosto che un'altra. Qui vi dice attenzione che devi fare rebake oppure vi compare anche questo triangolino giallo. Noi gli diciamo che vogliamo fare il rebake, vedete che avendolo spostato in effetti il nostro amichetto si è spostato, non ha più riconosciuto la zona, quindi questo tipo di operazioni sono un po' pericolose. Quindi bisogna fare il rebake, cosa che abbiamo fatto, e poi andare a ripescare il nostro amichetto. Eccolo qua, lo peschiamo così e lo rimettiamo sul... Ecco, riuscire a prenderlo. Cerchiamo di rimetterlo in carreggiata, come si suol dire. Ah sì, tra l'altro, ecco, forse non ha funzionato anche per un altro motivo che avevo spostato. Allora, lui magari facciamo così, lo zittiamo un attimo. Per zittirlo vuol dire che gli spegniamo lo script di pathfinding, che vediamo un attimo. Ok, lui cade per terra, ma almeno se ne sta buonino. E poi, attenzione, ho messo separato il link set della ringhiera. Ok, adesso lo possiamo riprendere. Dunque, la ringhiera, vedete che quando ho spostato la ringhiera in realtà non mi ha dato l'informazione che dovevo fare il rebake, perché la ringhiera non fa parte della nav mesh, diciamo, più importante, che quella volcabile. Quindi cosa faccio? Io provo a rimetterlo qua, lo riabilito con rimetto in run lo script, in esecuzione. Quando lo lascio, ecco, lui riprende e a questo punto speranzosamente rimane nei limiti segnati. Questa volta sono caduto io. Ok, allora, vediamo un attimo, dicevo, la nav mesh. Avete visto che la nav mesh quindi è importante. La nav mesh è composta da due tipi di componenti, componenti che quando modificati vanno a impattare, bisogna fare rebake, e
e dei componenti che invece possono anche non essere rebaccati, cioè non bisogna fare la riprogrammazione della SIM. Allora, per vedere la situazione delle nav mesh, nei viewer abilitati basta andare su Costruisci e dove abbiamo Pathfinding abbiamo Visualizza test. Visualizza test mi fa vedere, mi scarica la nav mesh, che è l'insieme appunto di tutti i circuiti possibili. Ci impiega un attimo se è la prima volta che lo fa o se avete cambiato. Allora, qui vedete che l'oggetto sembra uscire. In realtà il fatto che sembra uscire è dovuto solo al fatto che c'è una super ottimizzazione perché per evitare lag non viene gestito completamente e quindi in alcuni casi vedete qualche piccolo difetto, ma in generale comunque lui è lì e non si sta tranquillo. Allora, normalmente quando visualizziamo abbiamo la visualizzazione del mondo che è quella che vediamo normalmente, ma noi possiamo anche togliere il mondo e voi direte non c'è più niente. E mettiamo la nav mesh. La nav mesh vedete che è questa, però della nav mesh a noi ci interessa vedere quale parte della nav mesh è camminabile. Quindi vedete che adesso abbiamo una nav mesh, vedete che abbiamo camminabile un po' della nav mesh. Quindi c'è tutte le parti sotto, che c'è la sim sotto, e poi è camminabile anche questa parte qua che ho definito. Poi ci sono anche gli ostacoli statici e così via. Secondo me c'è qualche piccolo difetto perché avrebbe dovuto darmi verde anche tutta sta parte di strada, non me l'ha data, pazienza, però per sapere se un pezzo del mio prim è camminabile o meno, basta che io vada in mostra nei set collegati e qui lui mi presenta il mio link 7 che si chiama percorso e nel mio percorso abbiamo detto che è camminabile. E qui sto dicendo anche la difficoltà che hanno gli umanoidi, le creature, gli esseri meccanici o gli altri a camminarci sopra. Qui quindi potrei fare dei percorsi su cui gli uomini possono, gli umanoidi possono camminare molto velocemente, le creature un po' di meno e così via. Oppure posso evitare che oggetti meccanici, che caratteri meccanici possano camminarci. Quindi io nel momento in cui cambio, se non voglio più camminabile questo, clicco qua, seleziono qualche altra. Le cose più importanti sono gli ostacoli statici e gli ostacoli mobili. Gli ostacoli statici sono delle cose che sapete che sono sempre ferme, gli ostacoli mobili invece sono delle cose che possono muoversi, tipo le porte. Quindi queste sono le tre importanti categorie che dobbiamo capire. E poi apply changes quando vogliamo conservare questa cosa. Quindi io ho definito il percorso, cioè la strada, come walkable, camminabile. E poi ho definito le ringhiere, queste qua, le ho definite invece, appena mi arriva, come ostacolo mobile, ho messo qua. Cioè, ostacolo mobile vuol dire che se per caso li muovo, appunto, non devo fare il rebake, se no ostacolo fisso vorrebbe dire che tutte le volte lo ricalco. Questo serve a dire esattamente cos'è un oggetto, in questo caso forse era meglio metterlo come ostacolo fisso. Permette di ottimizzare i calcoli che deve fare il motore fisico e quindi ridurre e migliorare le performance complessive di tutta la SIM. Ora, queste cose le avevo già parzialmente dette nel mio video precedente. Adesso vediamo un attimo invece la programmazione Pathfinding, come funziona. Quindi intervistiamo questo nostro oggettino, eccolo lì. Ci avviciniamo un attimo per vedere lo script, anzi ci abbiamo già lo script perché qua. Allora, lo script è questo. Allora, vedete che questo è uno script minimo che fa pathfinding. E lo script minimo gli stiamo dicendo di quando parte lo script di fare un create character. Allora, create character vuol dire che questo a questo punto diventa un personaggio, quindi qualcosa che può muoversi liberamente. Gli possiamo dire la velocità massima desiderata e la velocità desiderata media, insomma. Quindi stiamo dicendo 10 metri al secondo e 5 metri al secondo normale con accelerazione fino a 10. Quindi in questo modo si può dare la sensazione che si muova in maniera randomica, come si muoverebbe una persona o un mostro che non ha una velocità costante. E poi la funzione fondamentale è questa qui, LL Wander Within. LL Wander Within vuol dire che lui si mette a pascolare, a vagabondare in un intervallo che dista dalla posizione corrente in cui è stato reinizializzato
20 metri per 20 metri per 20 metri, quindi una specie di cubone di queste dimensioni. Gli dico ogni volta, quindi lui praticamente cosa vuol dire? Che ogni volta che fa questa istruzione decide un punto di arrivo in questo intervallo e ci si dirige verso quel punto. Poi se gli dico di false qua, piuttosto che true, gli dico true, wonder pause at waypoints, vuol dire che lui si fermerà un attimo ad ogni punto. Cancelliamo questo che non interessa e quindi abbiamo il nostro carattere impostato. Così sarebbe sufficiente per farlo muovere, salvo che ho visto che facendo così ogni tanto riceve un evento di errore, diremmo noi, che lo rendono impossibilitato a muoversi. Ecco perché io quando ricevo questo evento, che è tipicamente un 6, nel momento in cui ricevo un 6 gli faccio un reset script in cui lui ricrea il carattere, cioè fa proprio un reset complessivo. E questo reset complessivo aiuta veramente, veramente tanto, perché altrimenti morirebbe. Allora, salviamo questo script. Quindi avete visto che l'unica cosa diversa dal normale sono questa creazione del carattere, la possibilità di dirgli un comando tipo llwonderwithin, che è una delle tante possibilità, e pathupdate, invece mi serve solo per sapere quando lui ritiene di essere in difficoltà. Quindi quando vuole comunicarmi, mi dice il tipo di problema che ha, e quindi io intervengo in questo caso per toglierlo dalle difficoltà, tra gli errori. Allora, facciamo salva di questo scriptino. Vedete che finché è selezionato non si può muovere, quindi lo devo liberare. Liberarlo basta che gli tolgo la finestra questa, e lui vedete che riparte e se ne va tranquillo e si muove. Io c'ho ancora il suo script però qua. Quindi se io voglio ridurre la velocità, posso qui ad esempio mettere 5, massima, e 1, posso rallentarlo, così, andiamo un po', così dovrebbe vedersi. Ah no, la velocità. Dunque, 6 metri al secondo non può essere più grande della max speed, quindi vuol dire che... ah no, perché probabilmente c'è un minimo. Desired speed, proviamo a vedere se è questa. Vediamo se ce lo fa fare. No, è ancora in errore, sembra. Quindi rimettiamoci magari 5,5. Ma 5,5 mi sembra che dovrebbe funzionare. Ok, sembra. E infatti adesso vedete che ha aumentato la velocità e sopra c'è scritto l'errore che c'ha. Se avete difficoltà a selezionare il vostro oggetto, potete sempre cercarlo nel pathfinding, nei personaggi. E nei personaggi vedete che c'è un unico pathfind character, che è quello là, questo. E qui posso... Allora, posso fare il take se sono in difficoltà, oppure posso fare, dunque c'è la possibilità di fare show beacon. Allora, show beacon mi fa vedere un faro di dov'è, e quindi vedete che me lo seleziona anche. Vediamo un po' se è vero che me lo seleziona. Adesso vedete che lui è così. Facciamo costruisci pathfinding personaggi. Ah, forse basta anche solo cliccarlo qua, lui lo seleziona. Sì, vedi? Cioè, quindi vedete, questo è un modo per selezionare i caratteri che fuggono. Quindi ci si avvicina e si può vedere in particolare se c'è dei problemi oppure no. Quindi si può, quindi lo si blocca, piuttosto che appunto con show beacon si vede dov'è. Show physics capsule si fa vedere come si muove, perché lui può avere una capsula che si può programmare quando si crea il carattere, ma adesso non vi faccio vedere. Oppure addirittura appunto teleport to character e poi si può vedere dov'è, però nel frattempo mi è scappato. Allora, se volete fermarlo proprio, una volta che avete il suo script, in teoria dovreste poterlo stoppare. Sembra di no. Ah no, si è stoppato, ma ci ha impiegato un attimo. Comunque c'è ancora pathUpdateSet e quello era il suo problema. Okay. Allora, adesso abbiamo visto quindi una bellissima istruzione che è questa. Possiamo vedere, ad esempio, questo mi ha fatto llwonderwithin, che è questa istruzione, e possiamo vederne altre. Quindi questo è llwonderwithin, che trovate anche sul wiki, dove vi spiega come funziona. E qui abbiamo praticamente lo script che abbiamo fatto adesso.
Ci sono altri comandini, noi ne vediamo magari soltanto alcuni, che possono essere, vabbè, facciamo tra i più semplici, che è quello di evadere o inseguire qualcuno. Quindi evadere vuol dire che cerca di scappare da qualcuno, e inseguire fa il contrario, cerca di andare verso una persona. Quindi proviamo a fare LL Pursue. Quindi adesso gli mettiamo che quando lo clicchiamo, ad esempio, cerca di fare il pursue di un certo target. Quindi il certo target possiamo, e qui c'è scritto tutta una serie di cose, quindi a quanto deve poi arrivare distante dalla persona che sta inseguendo e quanto poi deve essere, insomma, casuale il modo in cui ci si avvicina. Quindi noi possiamo fare questa bella cosa, quindi questa cosa cosa dice? Che se lo tocco, lui individua la mia chiave e gli dice all'oggetto di cercare me e di mettersi 2 metri alla sinistra da me quando mi trova. Quindi facciamo Ctrl C di questo oggetto, quindi siamo qua. Lo script lo modifichiamo, gli inseriamo questa parte, touch start, salva. A questo punto, se riuscirò mai non è più in esecuzione, quindi lo mettiamo in esecuzione. Ok, lui parla, vabbè, c'è quell'errorino, lui gira tranquillo per i fatti suoi. Se io riuscirò mai a toccarlo, ecco, vedete che l'ho toccato e quindi lui a questo punto mi insegue in maniera fuzzi, quindi si comporta come un... però poi dopo un po' si è liberato perché gli è arrivato un errore e quindi ha perso il pursue. Però io potrei anche ricordarmi il pursue. Pursue vuol dire l'inseguimento. Vedete che non mi insegue più. Per farmi inseguire devo ritoccarlo, perché lui nel frattempo si è stufato. Qui in teoria sembra che sia volato via, ma in realtà, ecco, vediamo se toccandolo. E se si è accorto che deve venire da me. No. Sto navigando, forse è meglio dargli un comando. O se no, si può fare con quel. Adesso il touch in questo caso non è forse la cosa più bella da fare. Andiamo sul personaggio, lo selezioniamo, quindi è bloccato. Quindi adesso che è bello bloccato, possiamo fargli il tocca. Quindi c'è il pursue, e quindi lui è diventato. Mi insegue finché non avrà un errore, lui mi insegue. Quindi questo può essere utile, vedete che mi insegue come... e poi lì ha ricevuto un errorino e quindi se n'è andato, per la sua strada. Ovviamente questi qui sono solo degli esempi stupidi, se uno volesse fare veramente un pet che mi insegue deve strutturarlo in maniera un pochino diversa. Proviamo a vedere il contrario, quindi magari facciamolo così, gli togliamo il wander che abbiamo visto che ci crea più imbarazzo. Allora, facciamo Ctrl 3, forse riusciremo mai, eccolo, lo blocchiamo. Facciamo che togliergli il wander che ci dà solo fastidio. Quindi lui adesso, vedete che non fa il wander. Niente, facciamo così, tanto se ci sarà un errore, max speed, gli mettiamo 15 e 5, questo. Gli diciamo invece che il pursue, quando lo tocco, se lo tocco, quindi adesso lui se ne starà fermo, quando lo toccherò fa un pursue. Però volevo provare a fare l'evade, e quindi vediamo l'evade che è questo. L'evade funzionerà in maniera simile all'altro, però è un po' più semplice perché ammette meno opzioni, perché non ci sono opzioni sull'evade. Mentre invece abbiamo visto che sul Pursuit c'è la possibilità di, ad esempio, richiedere di essere in vista. Intercept vuol dire che cerca di prevedere il mio movimento e di anticiparmi. E questo indica quanto approssimativamente devo essere vicino per considerarmi arrivato a destinazione. Quindi abbiamo detto LL evade
Quindi cerca di nascondersi da me, no? Questo oggetto. Quindi andiamo nello script, invece di ll pursue, gli facciamo, questo magari lo commentiamo, e diciamo che quando lo tocco vogliamo fare l, no, togliamo il commento, ll evade, ll detected key di 0, e poi gli mettiamo una lista vuota. E quindi a questo punto lui si è salvato. Vedete che non c'è, non dovrebbe, infatti, non dovrebbe più avere il wonder. Quindi adesso è fermo. Mi avviciniamo un po' e provo a cliccarlo. Allora, quando l'ho cliccato, in teoria lui dovrebbe scappare da me, che non fa. Ah, ecco, adesso lo sta facendo. Quindi vedete, cerca di scappare e di scappare lontano da me. Quindi praticamente adesso, se io però cerco di avvicinarmi, ah, quindi si è arrivato là. Ah, perché è andato in errore? Ah, vediamo un po'. No, è andato in errore. E quindi bisognava fargli una. Infatti ha avuto un path update 6 che avrebbe dovuto fare il reset script. Qui magari possiamo fare per ricordarsi quando fa il reset che deve fare deve fuggire da me, sì, bisogna memorizzarlo da qualche parte, tipo nel nome dell'oggetto, insomma la chiave che stava inseguendo e così via. Quindi vedete, non è proprio banalissimo da fare cose complicate, tipo appunto inseguire o scappare, però può essere interessante, può essere interessante. Tra l'altro qui è possibile anche fargli un sensor dentro per vedere quando vicino, si avvicina o c'è del cibo, per farlo andare a cercare di mangiare o cose del genere. Quindi questo potrebbe essere benissimo un animale. Oh, io penso che per questa semplice dimostrazione sul funzionamento di alcune funzionalità di pathfinding sia sufficiente. No, faccio rivedere lo script con llcreateCharacter. Faccio vedere qui, abbiamo provato a vedere la pursue, cioè quindi l'inseguimento o l'evasione. PathUpdate che mi dà una serie di messaggi. Per chi volesse approfondire, vada sul wiki dove ci sono tutte le funzionalità. E ad esempio, tanto per dire, nell'llcreateCharacter che abbiamo visto, c'è la possibilità, oltre alla velocità stimata, cioè desiderata, che c'è un default e c'è un intervallo di valori, si può anche specificare quanto è largo il raggio dell'oggetto, che vedete che è tra 0, 1 e 5, per capire come il motore fisico debba capire quanto è grosso per farlo passare, ad esempio, attraverso una porta o meno. Length è la lunghezza, questo è il raggio, credo orizzontale, questa è l'altezza. E poi ci sono varie cose, tipo ad esempio character orientation, che potrebbe essere interessante perché lui mette la capsula, la dispone in piedi o diciamo sdraiata, e questo potrebbe essere utile per avere degli animali. Gli animali sono sdraiati a quattro zampe, gli uomini no. E poi si può dire qual è il tipo di attraversamento, quindi cioè quanto è handicappato rispetto alla velocità massima, il tipo di carattere, se è un umanoide oppure no, e quindi a seconda di cosa venga fatto. Qui ci sono delle caratteristiche tipo se deve evitare altri avatar, altri caratteri, ostacoli dinamici e via discorrendo, se l'accelerazione massima, minima, quando gira, insomma, ci vedete che c'è un sacco in realtà di opzioncine, tutte un pochino da studiare. Poi abbiamo dunque ll evade, abbiamo visto, ll pursue anche, wander within. C'è una cosa abbastanza carina, che è ll patrol points, che permette di fargli fare la ronda in una lista di punti. Quindi gli si può dire, i punti sono, ad esempio, dove siamo adesso, più 5 metri a sinistra, e un altro è invece
dove siamo adesso è 5 metri. Sì, questo a destra e questo a sinistra, insomma, si possono mettere una lista di punti di cui si danno le coordinate e lui farà la ronda su tutti questi punti. Si può dire se deve fermarsi ai punti di ronda oppure no. Quindi patrol points abbiamo visto. LL flee from, questo cerca sempre di mantenere una specifica distanza da una specifica posizione. Quindi questo è un po', io lo chiamerei, lui dice flee, però potrebbe essere una specie di inseguimento, cioè di stare, di non farsi beccare, di nascondersi dall'altro, oppure di una specie a sua volta di inseguimento. Comunque tiene, mantiene una distanza fissa fra sé e l'oggetto. Poi abbiamo il Navigate To che è molto interessante, in cui gli si può dire di andare in un punto specifico e quindi lui si prende e va in quella direzione. E poi abbiamo ad esempio Closest Nav Point, cerca di capire qual è il punto più vicino sulla Nav Mesh. Abbiamo poi ancora il Exec Character CMD che permette di far fare un balzo all'oggetto, quindi gli fa fare un salto, oppure lo fa fermarsi in maniera tranquilla, no? Cioè, quindi si ferma graziosamente, oppure si ferma all'improvviso. Questi sono degli effetti che sono stati resi possibili. E poi c'è tutto quel discorso che dicevamo degli eventi, che sono path update, e qui ci sono tutte le possibilità che succedono. Abbiamo visto che quando si blocca tipicamente esce questo errore, se no ne possono esistere tutta una serie di eventi che sono poi da gestire nel vostro codice. Quindi il codice farà state entry, si cancella il carattere precedente, se lo ricostruisce, e qui fa un wonder within, e poi a seconda dell'errore che ha, gli si dice. Esempio, l'invalid il 6, che era questo, no valid destination, che è quello che io ho visto che mi capita più sovente. No, non lo gestisce. Ah no, questo qua, no place to go, ecco perché si blocca, però in realtà no place to go vuol dire che l'hai semplicemente trovato in un punto in cui l'algoritmo non ha funzionato e quindi bisogna, secondo me, intervenire in questo evento o per rimetterlo in una posizione co conosciuta o per fargli un reset in modo tale da spingerlo a ricostruirsi, a ricostruire la mappa di dove andare. Allora, io credo che con questo ci siamo visti parecchio del pathfinding e questo video sia un giusto, diciamo, complemento al video precedente sulla Nav Mesh che avevo fatto qualche mese fa quando era uscita il pathfinding. E con questo vi saluto e ci risentiamo al prossimo video. Grazie.